Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Siamo al Giro d'Italia, all'ultima tappa, e siamo andati a chiedere ai corridori quanti chili hanno perso in 3 settimane. Quanto sei dimagrito in questo Giro d'Italia? Quanti chili hai perso? Allora, non sono, essendo comunque peso massimo, non sono un fan della bilancia, quindi mi sono pesato solo all'inizio, ero poco meno di 80 kg, ma secondo me sono uguale. Ti ricordi, Maranga, quanti liquidi si prendono durante le corse a tappe, quindi magari potrei essere 83 stamattina, ma non faccio test perché ieri, insomma, qualche sgarro l'abbiamo già fatto. Perché possiamo dire che il fisico comunque si tende a gonfiarsi, perché si infiamma, sì, no? A fare tensione idrica. È solo acqua poi in realtà, perché poi il peso vero e proprio è molto più basso. Di solito io perdo poco, quindi secondo me sarò ancora 79 kg. Come puoi vedere dalla mia forma slim. La mia forma slim, sono ancora uguale, credo. Quanti chili hai perso in questo Giro d'Italia? Abbiamo fatto un accordo segreto col dottore, ha detto non si voleva vedere la bilancia. Sicché, non lo so, magari ho preso qualcosa, non lo so, però... A occhio hai preso qualcosa? No, saremo più o meno uguali, dai, no, ci siamo trattati bene anche a tavola. Sono arrivato già magro, però penso di averne persi almeno 2. Quanti chili hai perso in questo giro? Ma diciamo che adesso li ho ripresi gli ultimi giorni, probabilmente dalla fatica. Ero particolarmente magro al secondo giorno di riposo, dopo la tappa di Como, ero 61 kg, che è un record storico per me. Normalmente le classiche sono 63, quindi ero abbastanza asciutto. Quanti chili hai perso in questo giro? Ah, normalmente ho perso 1,2 kg, 1,3 kg, però lo sai meglio di me. Il ciclismo di oggi è un ciclismo talmente diverso dagli anni passati che si arriva praticamente al top già dalla prima tappa. Quindi perdere 1 chilo ci sta, perché magari sai, sono liquidi che fai 3-4 giorni prima. Ormai siamo in un livello ultra top che... Perdere tanti chili come erano anni passati non è più il nostro sport, Maranga. Io sarà un po'. Io te seguo ruota, mi sa. Visti gli anni. Quanti chili hai perso in questo giro? 1,5. Magari, sono aumentato, però dai, non di grasso almeno. Sono liquidi perché, diciamolo, il corpo si infiamma, quindi va a trattenere acqua più che altro. Esattamente, un po' di liquidi, un po' messo su anche un po' più di massa muscolare, quindi anche quello pesa un po' di più il muscolo rispetto al grasso. Quanti chili hai perso in questo giro? Sono rimasto sempre uguale, ho oscillato su 71 fissi, 71,2, 60, 70,8, sempre lì. Quanti chili hai perso in questo giro? 1. Chili un paio, credo. Ah, spero pochi, se no sono trasparente. Avrò perso 1,5 kg, dai. Circa 2,5. 0. Abbiamo visto quindi quanto peso hanno perso i corridori durante il Giro d'Italia. Come potete notare, non si perde molto, anche perché arrivano già parecchio magri. Ricordate di mettere like e commentare, e arrivederci alla prossima puntata. Ciao!